Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere la terza parte del gioco Sekiro Shadows Die Twice, la versione Game of the Year. Gioco interessantissimo, difficilissimo, ma soprattutto bello da giocare e anche da essere visto, se mi permettete. Quindi, che dire, entriamo subito dentro e godiamoci questo gameplay interessante. Dunque ragazzi, eravamo rimasti proprio in questo punto dove abbiamo ucciso il primo vero mini boss del gioco. È stato uno scontro tutto sommato tranquillo, dove abbiamo scoperto per l'appunto che abbiamo lì in basso sopra la vita a sinistra delle risurrezioni. Abbiamo il potere grazie al nostro protetto, ovvero il nostro signore. Qui andiamo un attimo a fare un piccolissimo riassunto della trama. Un mistico potere grazie al suo sangue di poter tornare una volta indietro dalla morte. Quindi diciamo che abbiamo due vite sostanzialmente, per farla più in breve. Di conseguenza ragazzi, siamo finiti qui, stiamo cercando di tornare al castello perché ci hanno sottratto il signore e ci hanno amputato il braccio, e quindi proseguiamo avanti col gioco. Dunque, ho usato la... oddio, ho usato l'item, diciamo che dai cadaveri otterremo più monete per spenderle una volta... Allora, qui si abbassa così, vediamo se ci salto addosso. Devo fare così e poi così. Sono una sorta di gigante, diciamo. Non dimentico il tasto per correre, ma allo stesso tempo anche quello per parare, diciamo. O per, in realtà per ingaggiare. Vediamo un po', scendiamo giù di qua. Pensava di nascondiglio. Borsa leggera, borsa contenente una piccola quantità di sen a un peso soddisfacente. Si può usare per ottenere i sen che contiene. I sen in questa borsa non andranno perduti se muori. Buono. Ok, praticamente quindi i soldi, quelli che sono contenuti nei borselli, si mantengono. Oh, delle belle galline. Vedete, le galline in quanto nemici, in questo caso dei galli, oh la madocina, sono come se fossero dei pavoni a livello di grossezza, proprio per darci quel sentore di noi piccoli in quanto ninja, in quanto ci affidiamo soltanto anche alla spada, alla katana più che spada. Vediamo qua. Chi va là? C'è qualcuno? Rispondiamo. Sì. Quella voce. No, può essere. Signore, mi chiamo Inosuke Nogami. Sono un vassallo della famiglia Hirata. O almeno lo ero. Famiglia Hirata, la famiglia del nostro signore. Vi chiedo un favore. Potete andare a trovare l'anziana in quella casetta? È mia madre, ma... la sua mente va spegnendosi. Non distingue una persona dall'altra. Ora anche preso se non è sempre mia madre. Dobbiamo parlare con la signora, quindi. Vediamo un po'. Sei tu, Inosuke? Figliolo, hai visto il giovane signore? Sarà ragazzi il nostro signore, per l'appunto, il giovane signore. Non sono tuo figlio. Cerissimo, Inosuke. Ti piace farmi passare per rimbambita, ma una madre riconosce suo figlio. Comunque. Prendi questo sonaglio. L'ho creato per la protezione del giovane signore. Nostro signore, quindi. Per favore, donalo al Buddha per il suo bene. Bene, ci consegna un sonaglio. Sonaglio del giovane signore, un sonaglio ricevuto da un'anziana donna che ha richiesto di offrirlo al Buddha. I sonagli trasferiscono la protezione del Buddha su chi li possiede. Quando si trova un sonaglio altrui è pratica comune offrirlo al Buddha a nome del legittimo proprietario. Lo scultore al tempio in rovina può consigliarti come effettuare l'offerta. Quindi il nostro amico che ci dà il... che ci ha fatto il braccio ci dirà come utilizzarlo. Ora però andiamo avanti qua. Hai provato il tempio cadente con quello scultore testardo? Sicuramente troverai un Buddha lì dentro. Perfetto.
Quindi lei ci suggerisce di andare dal nostro scultore. Il Nosuke è mezzo morto. Voi siete l'uomo di prima, vero? Grazie per quello che avete fatto per mia madre. Sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava a mugugnare qualcosa sull'offrirlo al Buddha. Basta? Bene, proseguiamo. Quindi ora andiamo un goccio avanti e poi torniamo dal nostro. Mandarci un mortaio. Eh sì. Un mortaio quello. Allora, proviamo a passare di qua. Aspetta, qua sembra. Si può salire qua sopra? No, per ora direi di no. Anzi sì. Aia. Un mercante? Vuoi stare un ex voto? Un ex voto? Esatto, vedi oggetti votivi da offrire ai morti perché loro riposino in pace. Giudicare dal tuo aspetto? Direi che di morte te ne intendi. Avanti, compra un ex voto. Vediamo cosa vende. Alla compresse, polvere, confetto di Ungo, Borsello e castagnole di Robert. Castagnole provenienti dai mari del sud, adattabili alle protesi nuove per diventare uno strumento prostetico. Mettono un suono assordante e spaventoso per gli animali, il piccolo Robert e suo padre vendevano per finanziare i loro viaggi. Nel tentativo di prolungare la vita di Robert, si diresse in Giappone alla ricerca degli immortali. Castagnole di Robert, quindi sono petardi, direi, di Robert. Quindi diciamo che死者sono. があるところ、また供養し。Diciamo che sono dei petardi che arrivano dal continente europeo, presumibilmente di questi viaggiatori che li vendevano a questi. A questi. Allora, quello è il tipo col mortaio là davanti. Agli orientali, in generale, che li acquistavano, e posso acquistarli anch'io. Quindi di conseguenza potrei migliorare il mio inventario. Bellissimo comunque tutte le strutture che ci sono qua. Si respira proprio il periodo Edo del Giappone. Vediamo un po' chi è un nemico diverso. O il colpo mortale possibile. Anche questo direi che è uno shinobi, in questo caso adatto alla difesa del castello. Con un mortaio. Polvere da sparo nero. Allora lì non ci sono. Qua ce n'è uno. Prima. E avanziamo. Abbiamo da salvare qua. Direi che lo facciamo subito. Come si fa qua? No? Arrampicata e salvataggio. Giusto, i nemici ritornano in vita. L'importante è non crepare, però non sono ancora crepato. Ufficiosamente. Tocca la visione. Allora, questo è il nostro signore e questa è la donna che ci ha mandato un messaggio nel pozzo appena abbiamo iniziato il gioco. Vediamo un po' cosa dicono. Quest'uomo era un Hirata. Devo porgere i miei rispetti. Lord Kuro, Lady Emma, ci sono altri Hirata sopravvissuti? Rimangono pochi della nostra stirpe. Capisco.
Mi dispiace. Non c'è fine a chi cerca il retaggio del drago. Questo era il loro destino. A causa di chi mi dava la caccia, non volevo coinvolgerli. Ok, quindi abbiamo scoperto che sono della stessa famiglia, diciamo. Lei è una dama da compagnia a questo punto del nostro signore. Noi siamo il ninja, lo shinobi, che è stato designato per proteggere il buon Kuro, ovvero il nostro signore. Adesso stiamo andando a recuperare a palazzo. Vediamo qua che abbiamo. Sussurro, ti conosco. Sì, sai, quel bravo uomo, quello shinobi. Non ti vedo, beh, da quella notte. Quella notte? Eh? Non te lo ricordi? No. Oh, capisco, non te lo ricordi. Ascolta, bravo uomo, noi due ci siamo già incontrati. A quel tempo ero un ladro. Ma quei giorni sono finiti. Ora sono un mercante onesto e rispettabile. L'unico problema è che sono al verde. E se sono al verde non ho niente da vendere. Perciò, bravo uomo, mi presteresti una sommetta per tornare in carreggiata? Insomma, terrò in inventario qualcosa di speciale per te. Contaci. E come piccolo incentivo ti parlerò di quella notte. Cosa ne pensi? Un gran bello affare? Vabbè, dai, proviamo. 10 cent. Eccoti un po' di denaro. Ora parla. Ma certo. Quella notte la mia banda è entrata nella tenuta Hirata. Tenuta Hirata, ok. Come senz'altro saprai, la famiglia Hirata fa parte degli Ashina. Di solito fanno a brandelli da druncoli come noi senza sforzarsi tanto. Ma per combinazione siamo entrati durante una battaglia. Quasi tutti i giovani samurai erano lontani. Era un'occasione d'oro. Poi abbiamo picchiato il fuoco e fatto man bassa. È stato allora che ti ho incontrato. Stai cercando qualcosa, o almeno così mi è sembrato. È tutto ciò che so di quella notte. Capisco. Già. Quello sguardo che hai ora, avevi lo stesso sguardo quella notte. Stai ancora cercando qualcosa? Ascolta, bravo uomo. Per il giusto prezzo potrei raccontarti qualche altra cosetta che potrebbe esserti utile. Per il giusto prezzo, ovviamente. Compriamo informazioni. Ci sta mandando in bancarotta. 20. Comprerò le informazioni. Dato che sei uno shinobi, ti darò informazioni sugli strumenti da shinobi. Vabbè, se non ti dispiace, ho visto questo tubo. Un tubo da cui scaturisce il fuoco. Quando siamo entrati nella tenuta Hirata, uno dei miei ne ha preso uno. Il fuoco fa quel rumore quando scaturisce. Nota canna sputtafuoco, una nota malconcia scritta da Anayama, sembra vecchia di anni. Formazione redditizia numero 36. Una volta dentro la tenuta Hirata abbiamo trovato una canna che sputava fiamme. I ragazzi l'hanno usata per accendere un fuoco e iniziare a bere. Probabilmente era lo strumento di uno shinobi. Un tubo lanciafuoco nella tenuta Hirata. Procurerò un po' di merce con il denaro che mi hai dato. Ti interesserà senz'altro, bravo uomo. Va bene. Va bene. Ci sta bene. Vediamo un po' la situa. Origlia. Non mi sento al sicuro con quel grosso bastardo legato qui vicino. Preferirei evitare di finire a pezzi prima che inizi la guerra. Se si mette al peggio, l'unica scelta è il fuoco. Quegli occhi rossi temono il fuoco. Il proclama diceva così. Occhi rossi, fuoco. Vorrei dire di uccidere quello più forte col cappello prima. Lo uccidiamo. Compresso. Lì che animale con gli occhi rossi, eccolo lì. No, 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 non ci guardare, non ci guardare. Oddio, attacchi in presa. Gli attacchi in presa non possono essere deviati. Non c'è modo di evitare di subire danni in caso di presa. Però puoi evitare le prese saltando e scattando fuori portata. Alcune prese possono essere schivate con una schivata in passo al momento giusto. Salto a... Ok, vai. Allora. Oddio, eccola qua. Cos'è questo? Okay.
Oddio santo, mi sto per prendere. Non ci credo, sono stato scretino. Ok, quando... Mamma mia, ho spaccato. Ma killato, due colpi ma killato. Siamo così. Mamma mia, ma quanto cazzo toglie. Schivo. Perché ho tutto muovito. Vai caldo, vai. Quello è quello. Non è necessario. Ah, quello per la vita. Adesso ne ho due, ne servono quattro. Farmaco Shinobi grado 1. Abilità attente che aumenta l'effetto curativo dei reggiati di recupero. Ok. Quindi la nostra acqua fa più danno adesso. Sì, fa più danno, ci cura di più. Problematico questo. Questa alabarda qua o lancia lunga era difficile da contrastare. Passiamo di qui e vediamo un po' come la situa. Ok, riproviamo ancora stavolta. Vediamo un attimo. Fatto. Ma che cazzo fa questo? Questo c'è cheat, cioè. Questo qui si gira all'improvviso. Sente le... Oh, guardate. Vai, ho messo fuoco. Cioè, ma... Allora, calmo. Abbiamo visto come ci killa questo. Ok, allora devo saltare di lato. Ok, questo quando salta devo saltare di lato. Vediamo un po'. Schiva. Parata, aspetta. Spara. Spara. Tac. Bravissimo. Sei morto, zio. Peccato adesso. Crepa. Tre grani.
Difficile questo, difficile veramente sto boss, ma solo per il motivo che ci sono tanti, diciamo, tante guardie, tanti samurai a seguito di questo. Di qua non si può saltare, presumo che la strada sia questa. Considerando che c'è un idolo per il salvataggio. C'è un terremoto? Rampina mezz'aria. Cazzo. E questo dovrebbe apparire quando vado a questo lato. Uccido l'erba, mi butto e mi infratto. Far frittare altro che. Vabbè, non ci manda più questo. Che due palle! Andare all'erba, come faccio se mi guardo? Sì, vabbè. Ma che devo fare? Cazzo, sono finito. Ok, il trucco è passarci in mezzo. Acceso. Rompiscatole. Serpente deve avere una spiegazione logica in tutto questo. Allora, noi ci scostiamo e corriamo qui. Entra nel palanchino. Vabbè, ci ha visto. Pazzito, facciamo. Scappiamo. Vai, fino a qui ci siamo. Ok, doppio salto, corri dentro ed è andata. Porco Diaz. Se n'è andato. Vale. Siamo vicino al castello? Siamo finalmente al castello. Ok, altri nemici. Oddio, ho detto sono morto. Ragazzi, io direi che per oggi va fin troppo bene perché abbiamo scoperto un po' di cosine, abbiamo scoperto che il buon lupo, ovvero noi, abbiamo vissuto una notte che dobbiamo cercare di ricordare perché è quello il fulcro forse di quello che tutto è successo, di come noi siamo andati in rovina
e del nostro, diciamo, protetto, cosa ha combinato, cosa è successo, insomma, ci potrà dare le idee un pochettino più chiare. E bisogna arrivare a quella notte. Ora abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo tornare al castello e scoprire un pochettino, un po' tutte le questioni. Dobbiamo ricordare e allo stesso tempo andare a recuperare il nostro signore. Direi che per oggi il video può finire qui, si sta infittendo la trama, ma sta diventando sempre più gustoso perché i nemici via via si stanno dimostrando sempre più ostici. Quindi ci becchiamo al prossimo video, ricordate di iscrivervi al canale, bella a tutti!